Ciao a tutti e bentornati su Plutone, un luogo dove sentirci tutti un po' più vecchi a guardare come il mondo è cambiato in questi ultimi 20 anni. Come potete notare, ho un compagno di viaggio qui al mio fianco. Il motivo per cui molti ragazzi della nostra generazione, a cavallo degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000, hanno sognato, almeno per qualche settimana, per qualche mese, di diventare nella vita paleontologi. E se vi dicessi però che quello che racconta questo film, Jurassic Park, e buona parte dei documentari che abbiamo guardato da piccoli, oggi è tutto cambiato ed è praticamente da buttare? Sigla. Potremmo definire, in un certo senso, il 1993 come l'anno dei dinosauri. Nel mese di giugno, infatti, esce nelle sale americane un film destinato per sempre a cambiare la storia e il rapporto con questi antichi rettili preistorici, ovvero Jurassic Park. Direttamente ispirato all'omonimo romanzo di Michael Crichton, pubblicato nel 1990, Jurassic Park, per la regia di Steven Spielberg, con protagonisti Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum e Richard Attenborough, fu frutto di un lavoro titanico a livello di produzione e realizzazione. Per ricreare i grandi protagonisti dell'opera, i dinosauri, si ricorse a tecnologie miste, che mettevano in scena da una parte gli animatronics, ovvero robot che simulavano i movimenti, dall'altra innovative tecniche digitali. Le ricostruzioni furono oltretutto frutto di una stretta collaborazione con esperti, come il paleontologo Jack Horner, che supervisionò il progetto. Quando uscì nelle sale, il film generò un vero shock. La critica lo elogiò, mentre il pubblico lo premiò al botteghino rendendolo il maggior successo di tutti i tempi per incassi, un primato che gli sarebbe stato soffiato solo nel 1997 da Titanic di James Cameron. La vera eredità di Jurassic Park, oltre all'uscita stessa del film, fu la vera e propria dinomania che scatenò già dalle settimane immediatamente successive, portando i lucertoloni che erano suoi protagonisti all'interno delle case della gente. Facciamo fatti un giro tra cinema e videoteche tra gli anni 90 fino all'inizio degli anni 2000, avremmo infatti trovato tantissimi emulatori, alcuni di grande successo, su tutti il sequel di Jurassic Park, Il mondo perduto, altri con molto meno budget e molte meno pretese. L'approccio però con cui da piccoli ci avvicinavamo ai dinosauri e sognavamo di essere paleontologi un giorno era un approccio in realtà spesso molto più scientifico. Pensate al successo di serie di documentari come Il pianeta dei dinosauri, inventata da Piero Angela, uscita poche settimane dopo, già nel 1993, poche settimane dall'uscita del film. Oppure qualche anno dopo Walking with Dinosaurs, quel colossal della BBC in 6 puntate che arrivò in Italia all'interno del contenitore scientifico La macchina del tempo. E non si fermava certo qui. Oltre ai documentari televisivi o i film, c'era infatti tutto un mondo fatto di libri che venivano pubblicate, edizioni a puntate, da qualche parte devo ancora avere un'edizione della De Agostini, monumentale pure quella, o ancora enciclopedie in CD-ROM che raccontavano la storia dei dinosauri. Insomma, una vera e propria dinomania. Se però a questo punto vi dicessi che buona parte del materiale approvato peraltro da esperti, da paleontologi, che abbiamo toccato con mano in quegli anni, oggi, per via dell'evoluzione che c'è stata nella conoscenza di queste creature, è in buona parte da buttare. Il tema della forma dei dinosauri è alla base della loro ricostruzione fin da quando si cominciò a studiarli. Emblematico è il celebre iguanodonte del Crystal Palace di Londra, dove fu realizzato nel 1854 il primo parco a tema, supervisionato da Sir Richard Owen, colui che inventò il nome dinosauro, dal greco lucertola terribile. Oggi, infatti, sappiamo che l'iguanodonte era un grosso erbivoro capace di muoversi su 4 o 2 zampe, con un lungo artiglio sui pollici delle zampe anteriori. Ma il Crystal Palace adesso fu ricostruito come un quadrupede e l'artiglio è interpretato come un corno nasale. Nel corso dei decenni, anche altre ricostruzioni ritenute un tempo accurate dai paleontologi furono superate. Quelle che mostravano posture eccessivamente erette o colli particolarmente sinuosi, tipiche dei film della prima metà del Novecento, ad esempio. Non deve quindi stupire se negli ultimi 20 anni l'idea di dinosauro raccontata da Jurassic Park sia clamorosamente cambiata. Allora, non esageriamo coi dettagli perché sennò andiamo lunghi. E prendiamo a riferimento una scena importante di Jurassic Park. Accantoniamo quello che è il suo protagonista, ovvero il T-Rex, e andiamo a prendere l'altro antagonista dei nostri personaggi, ovvero il Velociraptor. C'è una scena,
famoso all'inizio del film, in cui il protagonista, interpretato da Sam Neill, il paleontologo Alan Grant, prende da parte un bambino e gli racconta, in maniera anche abbastanza macabra, cosa sarebbe potuto succedergli se fosse capitato vicino a un gruppetto di velociraptor affamati. Poi a un certo punto li vediamo apparire all'interno del parco. Come vengono descritti? Vengono descritti come delle enormi creature simili a lucertoloni su due zampe, alti più o meno come un uomo, lunghi 4-5 metri, pesanti un'ottantina di chili. A guardar bene, già la forma che viene data ai velociraptor nel film è sbagliata. Il velociraptor, che era diffuso nella zona dell'odierna Cina, era molto più piccolo. Era grosso all'incirca come un tacchino, un grosso tacchino, alto 80 centimetri, lungo 1,5-2 metri dalla punta della testa alla punta della coda. E già Spielberg lo sapeva, lui si era ispirato a un parente, una sorta di cugino del velociraptor, che si chiamava Utah Raptor, trovato proprio in quegli anni, che aveva invece dimensioni paragonabili a quelle del dinosauro descritto nel film. Detto questo, però, quella descrizione oggi non è più valida, perché manca un elemento fondamentale per descrivere il velociraptor. Le piume. Che dinosauri e uccelli avessero molti punti in comune, quello era dato noto da tempo. Anzi, gli uccelli a un certo punto derivarono evolutivamente dai dinosauri, ma gli studi oggi li classificano a tutti gli effetti gli ultimi dinosauri teropodi, appartenenti a un gruppo che comprendeva tra i vari Tyrannosaurus rex e Velociraptor, esistenti e scampati all'estinzione di massa. Questo fa sì che ci siano molti più punti in comune tra un T-Rex, un Velociraptor e un piccione, di quanti non ve ne siano con una lucertola o un coccodrillo. Nel 2007, però, fu trovato un fossile molto importante. Sulle ossa di un esemplare di Velociraptor, lungo circa 1,5 metri, ritrovato in Mongolia, infatti, si trovarono i segni inequivocabili della presenza di piume. Questo ci restituisce un'immagine di questa creatura completamente diversa. Non più enormi lucertoloni dagli artigli retrattili, ma specie di uccelli rapaci troppo cresciuti, che si avventavano sulle loro vittime lanciandosi dagli alberi, in modi non troppo diversi da quelli di un falco o di un gufo che attaccano le loro prede. Insomma, se potessimo incontrare in giro per il mondo di oggi un raptor, potremmo rischiare di scambiarlo con un uccello come tanti altri. Beh, ovviamente questo cambio radicale di punto di vista non è stato tanto facile da digerire. Non lo è per chi voleva diventare paleontologo all'epoca e sognava il velociraptor fatto in quella forma, così come il tirannosauro, ma lo è stato anche quando hanno deciso di rimettere mano al franchise di Jurassic Park. Nel mondo di Jurassic World, infatti, i Velociraptor hanno la stessa forma dei film originali. Solo nell'ultimissimo hanno introdotto una sorta di variante con le piume. Da una parte, certo, è un mondo che cambia, un mondo che ci fa sentire obsoleti, tra virgolette, perché tante cose sono cambiate. Ma pensate però un'altra cosa. Quando eravamo piccoli ci dicevano che i dinosauri erano estinti, i dinosauri non c'erano più. Invece adesso sappiamo che basta prendere un sacchetto pieno di mollica di pane, andare nel parco più vicino per sfamare uno stormo di dinosauri affamati. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.